Serio Saracino, poteva essere davvero questa sera una partita ben diversa, ma all'ultimo ci è arrivato quella tripla che veramente ha ammazzato proprio una gara che almeno nell'ultimo quarto avete reso bellissima. Sì, insomma, potevamo chiuderla prima, con tanti tiratori c'era la possibilità che lasciandogli l'ultimo tiro all'ultima frazione dell'ultimo decimo di secondo hanno infilato questa tripla e non trovava partita. E che complimenti a loro. Pazienza, insomma, era così. Però l'inizio non era stato certamente positivo, o almeno per almeno nei primi due quarti, perché non eravate veramente molto lucidi. Sì, insomma, siamo partiti un po' nervosi, un po' contratti. Poi siamo, insomma, abbiamo condotto sempre loro, hanno mai messo il naso avanti, lo hanno messo all'ultimo secondo. E vabbè, il basket è questo, insomma, bisogna prendere atto la situazione. Va bene, era così, insomma. Peccato che il libro di Milo alla fine, a 7 secondi alla fine, quantomeno ci prendeva la possibilità di una sconfitta in caso di 2-3. Hanno indovinato questo gran tiro da 3 punti all'ultimo secondo, ma il basket è anche questo, insomma. Vabbè, che dobbiamo fare. Senti, comunque da registrare le novità positive, sicuro il rientro di Giovanni, il capitano dopo 3 mesi dall'infortunio, Teofilo che avete recuperato in extremis. Sì, Teofilo aveva una caviglia fuori posto, insomma, ha giocato, però non ha dato il contributo che lui può dare. Anche Giovanni al 50%, ma appena rientrato, però ha dato quella scossa quando abbiamo preso quel vantaggio di terzo quarto. Però hanno tenuto, come dire, la partita, non ci hanno mai fatto scappare, ci hanno dato atto, sono riusciti ad essere stare appiccicati della partita fino alla fine. Insomma, avevamo anche 6-7 punti di vantaggio, dopo 3 minuti alla fine. Ci hanno creduto fino all'ultimo secondo e quel tiro, se prendeva il ferro, stavamo parlando di un'altra partita. Purtroppo è andato dentro, bravi loro, insomma. Adesso chiusura di anno con un turno infrasettimanale in trasferta. Sì, andiamo a Sfumi, per poi vediamo di recuperare un po' di morale. Mirelli, vediamo un po' che cosa succede. Oggi speravamo tutti di portare a casa la vittoria, in realtà, insomma, dobbiamo combattere anche con questa situazione. Vediamo un po', ci guarderemo in faccia questi due giorni di partita di Ostuni, cerchiamo di chiudere in bellezza l'anno. Grazie a te.